Allora, abbiamo concluso questa prima tornata, adesso andiamo nelle semifinali dal quinto all'ottavo posto e abbiamo in campo la torre sotto il palco e il muro di fronte al palco. Allora vi voglio ricordare di nuovo quello che sarà il programma di questa settimana. Domani sera ci sarà la Corsa dei Rioni organizzata dalla Podistica Robiese, dopo ci sarà la prima rassegna canora per i ragazzi delle elementari e delle scuole medie, dopo sabato ci sarà la Gran Kermesse con la ottava rassegna canora degli adulti, domenica bellissima giornata che inizierà con appunto l'arrivo della fiaccola. Fiaccola che quest'anno parte dal Sacro Monte d'Andolmo. Esatto, dopo ci sarà la sfilata di moda e le musiche saranno chiaramente in diretta, cantate da Ambra Marie, come avete letto anche su Quirobio, su tutti i manifesti del 26esimo Palio di Durmo, musica in diretta con sfilata appunto in diretta. Va bene, dopo se siamo pronti. Siamo pronti tutti? 3, 2, 1. Ok, partiti. Partita. Qui c'è in ballo il quinto, dal quinto all'ottavo posto. Ed è gol per il Muro. E il Muro si porta subito in vantaggio, 1-0. Vediamo un po' come stanno andando le cose. Palla fuori. Allora ripeto, per favore non appoggiatevi al gonfiabile, grazie. È una materia dura dirlo. Fallo della torre che ha stoppato la palla, ma io non demordo. Va bene, altra cosa, altro fallo della torre che ha di nuovo stoppato la palla. Giocate di prima ragazzi, non stoppate. Allora due falli per la torre. E il Murone aveva un'occasionissima. Ho visto. D'altronde, oh ragazzi, i piedi buoni sono i piedi buoni. Palla del Murone. Non allungatevi. Ed è. Arriva il gol della torre, Alessandro. Gol della torre. 1-1. 1-1, per cui Murone e Torre in perfetta parità sull'1-1. Fuori. Palla in pizzeria. E si riprende. Perché in pizzeria, Gianni? Perché quando va fuori si dice palla in pizzeria. Allora, è arrivato il gol del Muron, giusto? Gol del Muron. 2-1 Muron. Allora, mentre stiamo assistendo a questa partita, vi voglio ricordare 3-1 per il Muron. Voglio ricordare anche gli avvenimenti della prossima settimana. Fallo della torre che si è allungata troppo. Torre, siete al terzo fallo, attenzione. Ai ai ai. Allora vedremo un calcio di rigore al quarto fallo. Ed è un ulteriore gol del Muron. Muron 4, Torre 1. Palla sulla campagnola. Mentre Franco ci fa ascoltare questa bellissima musichetta sottofondo. Palla nell'angolo, vediamo la rimessa del portiere della torre. Non si può passare sul bastone. Oh niente, come non detto. Allora 4-1 sempre il punteggio, mentre si avvia la conclusione di questa partita, si decideranno le posizioni dalla
dal quinto all'ottavo posto. Ho visto la faccia sdegnata dell'attaccante del Bourgogne che ha tirato un calcione in pizzeria ancora. No, parata del portiere della Torre, eccolo un po'. No, palla fuori, alta. In pizzeria anzi, ecco, scusa. Sì, in pizzeria quando va fuori, dai. Oh, Serpenci, non ti tira la palla, Serpenci. Attenzione, due palloni in campo. Due palloni in campo, attenzione. Un minuto alla fine. Un minuto alla fine, punteggio rimane inchiodato per il momento sul 4-1 per il Murò. La Torre si sta portando all'attacco, ma sempre il Murò che conduce. Palo, gol. 5-1 per il Murò. Allora, stavo dicendo, altro palo del Murò, palla fuori. No, non rimettete i palloni in campo. Due palloni in campo, ferma, ferma, ferma tutto. Mi sembra che il giochino stia piacendo un po' a tutti, vedo che il palatenda qua mi sembra abbastanza pienotto per poter, così come prima serata di questo 26esimo Palio. Anche se diciamo pure che è ancora un gol del Murò, che sono 6 se non vado errato, diciamo anche se ufficialmente il 26esimo Palio non è ancora stato aperto, perché si aprirà quando arriverà appunto domenica la fiaccola. È finita 6-1 per il Murò. Andiamo avanti sempre con le semifinali dal quinto all'ottavo posto, con la Campagnola sotto il palco e Cantombalì di fronte al palco. Allora, visto considerato che mi hanno un po' chiesto, mi hanno contattato i dirigenti, il presidente della Pallacanestro di Robbio con il gruppo Aironi. Gli Aironi l'anno scorso non sono andati benissimo, però hanno iniziato un campionato un po' sottotono, dopodiché si sono salvati proprio nelle ultime giornate del campionato di promozione. Allora, avremo modo di vederli qui su questo palco lunedì, prima dell'inizio del gioco del punto delle carioline dei bambini e della pallamattone. Avrò l'onore di presentarvi la nuova squadra della Pallacanestro di Robbio, appunto, che si chiama Aironi, e vi presenterò tutti i giocatori e tutta la nuova dirigenza di questa squadra. Chiaramente l'invito avremo anche con i giocatori, accompagnati dai giocatori della prima squadra, avremo anche i giocatori del mini basket, appunto, dei giocatori robiesi. Allora, se tutto è pronto, Alessandro, sì, ci siamo. Puoi partire. 3, 2, 1. Allora via, Campagnola, Cantombalin. Palla in pizzeria come al solito, palla alta quando va fuori. C'è stato qualche telecronista, mi sembra, io l'ho copiato da qualche... Sai quando fanno quelle punizioni che le sbagliano completamente, che le tirano altissime sopra la traversa? E diceva palla in tribuna o palla in pizzeria? Si vede che dietro il campo c'è la pizzeria. Fallo della Campagnola, non si stoppa la palla. Allora, un fallo per la Campagnola. Allora, vediamo un po', siamo sempre non è entrata. Siamo sempre sullo 0-0. Cantombalin fa gol, Cantombalin, 1-0. Allora 1-0 Cantombalin. No, comunque è un bel giovedì, per essere giovedì, Sì, insomma, diciamo di sì. Aspettando i giochi è venuto bene. Sì, diciamo che avevamo dei dubbi perché non si vedesse bene o... però che ci siano le sponde un po' alte, però chiaramente bisogna dire che lo spettacolo c'è. Lo ci sono spettacolo stati c'è, tre colpi di testa consecutivi, la palla rimane sempre nella zona del Cantombalì, ma non c'è verso la Campagnola che possa segnare. Vediamo un po', palla a centrocampo, arriva il portiere della Campagnola che rilancia,
palla all'attaccante, al portiere Catombalì, palla che rimane lì al centrocampo. No, gol annullato, passaggio di sponda. Gol annullato, non si può passare direttamente. No, gol annullato, dice l'arbitro, e stato da un campagnolo non è male, vuol dire che veramente c'è Alessandro, arbitro infallibile, inflessibile, inflessibile. Allora sempre 1-0 Catombalì, traversa del Catombalì, due palloni in campo, vediamo un po' cosa si riesce a fare Alessio. Andiamo un attimino, giocatori sempre a centrocampo, si corre, palla fuori, palla, un'altra palla fuori, meno male che abbiamo tanti palloni, meno male, un'altra palla fuori. Allora voglio ripetere un po' il punto. Parata di testa del portiere della Campagnola. È bel grande, lei para, para di testa. Palo della Campagnola, un altro palo. E arriva il gol della Campagnola, 1-1. Vedete che insieme a quei due leva ura, chi sgnassa, Allora rinnovo sempre anche il discorso che vi ho fatto prima. Diamo uno stand al cotechino, al famoso Barachin, che funziona tutto spiano. Ve l'ho detto, io e Diego abbiamo avuto la possibilità di assaggiare i cotechini e bisogna dire che niente male, insomma, quest'anno. Niente male, niente male, male a dir poco. Diciamo che sono, anche perché, come diceva il nostro coordinatore, c'è stata la possibilità quest'anno di avere dei vini, di abbinare dei vini ai cotechini di un certo fallo del Balin che si è allungato, prestigio. Perché lei non si interrompe il gioco sul fallo, Vabbè, dai, allora questa qui l'abbiamo passata buona, da buona sportività. Palla che rimane centrocampo, c'è un tentativo di tiro della Campagnola, pallone che rimane sempre nel pressing del centrocampo. Allora Tempolino, arriva il gol del Catombalì, 2-1, gol di rimpallo abbastanza fortunato, però è stato fatto, è stato un bel gol. Fallo della Campagnola, allora vediamo un po'. Allora, mi pare di aver capito che manca pochissimo, veloce minuto. Palla che rimessa di testa, lo vediamo un po' come funziona un po' quella cosa. Gol del portiere, questo è dal secondo gol che vedo fatto dal portiere, è da segnare, 2-2, e qua prevedo i calci di rigore, qua andiamo un po' finita, calci di rigore, spostatevi sotto la sponda dell'Alessandro. Allora, calcio di rigore, chiaramente vediamo un po' chi deve iniziare. Allora inizia la Campagnola. La partita ufficiale è finita 2-2, adesso vediamo ai calci di rigore. Allora, ricordo ancora la procedura per il calcio di rigore. Quando, dopo che io ho fischiato, si tira subito, non si fanno finte, ok? Se no il gol viene annullato. Ci siamo? Non ho visto. Primo parato, primo tiro parato. Allora, tiro della Campagnola parato, tira il Catombalì ed è gol, 1-0 Catombalì. Allora, secondo tiro, secondo per rigore, ricordiamo che i rigori sono 3, in caso di parità si va a oltranza. Staccatevi gli altri che si stacchino dalla sbarra di chi tira, per favore.